Allora, ragazzi, non sapete che comodità registrare l'audio di questi video senza l'ausilio di un cavetto. E infatti lo sto utilizzando, il microfono Syncope P1T, ed è veramente fantastico, ragazzi. Non sono un audiofilo esperto, però devo dire che l'audio è veramente di buona fattura, di buon ascolto. Come ho detto nell'unboxing, questo microfono io l'avevo visto in uno dei video di Gela assieme a Federica, gli ho chiesto il modello era e finalmente eccolo qua. Quindi da quello che era l'unboxing passiamo a parlare di quello che è il microfono. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, anche se l'avete visto nel video precedente, nell'unboxing, voglio mostrarvi partendo dalla confezione. All'interno della confezione troviamo una cartolina, dove all'interno della cartolina troviamo riportate sia la manualistica delle istruzioni, ma troviamo anche tutte le caratteristiche di questo microfono. E credetemi, non è una cosa da tutti riportare le caratteristiche di un dispositivo del genere. Nella confezione sempre troviamo il power bank che comprende sia microfono sia ricevitore, ma un passo alla volta. Iniziamo a parlare del power bank. Sulla parte superiore dei LED che ci indicano sia lo stato residuo della batteria del power bank, ma ci indicano anche lo stato di ricarica del microfono che si trova al suo interno. Sulla parte laterale, pulsante che va ad alimentare i LED, così possiamo sapere quanta batteria ci rimane, e un connettore USB-C che ne concede la ricarica. Ricevitore. Il ricevitore, eccolo qua, sulla parte superiore porta dei LED che ci indicano lo stato del funzionamento. Poi troviamo un connettore USB-C e un pulsante di accensione e spegnimento. E troviamo sempre sul ricevitore un'entrata USB-C, poi dopo vi spiegherò a cosa serve. Parlando del microfono, troviamo la clip molto comoda per poterla attaccare alla maglietta, ad una camicia, ad una t-shirt, insomma a qualsiasi cosa voi vorreste attaccarlo. Parte superiore troviamo i LED che ci indicano sia lo stato di funzionamento e sia la batteria residua. Troviamo il pulsante di accensione e spegnimento e troviamo nella parte superiore il microfono di sistema. Sempre nella confezione troviamo il cavetto USB-C che ne concede la ricarica e troviamo un adattatore da USB-C a jack 3,5 mm che poi dopo vi spiegherò. Ragazzi, perché è una cosa, una chicca di questo microfono che io l'ho scoperta dopo qualche giorno. Allora, utilizzo collegamento veramente semplicissimo. Prendiamo il ricevitore, nel mio caso USB-C, collegatelo allo smartphone, a un tablet o qualsiasi dispositivo in questione con cui vorreste registrare le vostre clip audio o le vostre clip video audio. Lui si illuminerà, comincerà ad illuminarsi. Prendete il microfono, dopo averlo estratto, attendete qualche secondo e vedete che entrambi cominceranno a lampeggiare allo stesso modo. Ciò vuol dire che sono entrati in connessione ed è pronto all'utilizzo. Allora, piccola chicca dopo aver eseguito il collegamento. Nel mio caso, nella parte superiore del display vediamo sia l'icona del microfono e sia l'icona delle cuffie. Allora, l'icona delle cuffie, perché vi ricordate il jack che vi ho mostrato all'inizio da USB-C a 3,5 mm? Ok, allora, lo potete utilizzare in una sola occasione. Avete registrato un video con audio, avete registrato una clip audio, senza vedere l'utilizzo del vostro microfono, senza andare a disconnetterlo dal vostro dispositivo con cui lo state utilizzando, collegate quel adattatore USB-C all'entrata USB-C del ricevitore e senza perdere l'utilizzo del microfono potete riascoltare tutto quello che avete registrato dal Syncope P1T. Il ricevitore permette un altro tipo di funzione che sull'altro microfono che io avevo provato una volta funzionava e 300 no. Quindi sempre dall'entrata USB-C
collegato al vostro smartphone. Se il vostro smartphone o qualsiasi altro dispositivo a cui avete collegato il microfono si sta scaricando, tranquilli, prendete il vostro cavetto USB-C, collegatelo all'entrata del ricevitore e senza perdere l'utilizzo del microfono potete continuare ad utilizzarlo e al tempo stesso ricaricare il dispositivo a cui è collegato, perché il ricevitore vi farà anche da ricarica per il vostro smartphone o per il vostro tablet. Come registro i miei video? Come registro i miei audio? Allora, già lo sapete, ve l'ho mostrato anche nel video precedente, utilizzo RecForge 2 Pro perché mi consente di andare a settare varie impostazioni e regolare l'audio e il live prima della registrazione. Poi per quanto riguarda la registrazione audio video, sempre detto nel video precedente, come vi ho portato la prova nei video precedenti, utilizzo Open Camera. Open Camera perché una volta installato mi consente di andare a selezionare la sorgente di cattura audio, e nel mio caso ho selezionato la sorgente di cattura audio esterna, così posso catturare sia audio e sia video insieme, dato che lo Xiaomi Redmi Note 10 5G che posseggo io, purtroppo la fotocamera installata di sistema non permette di fare questa cosa e né tantomeno di catturare l'audio, quindi vado a ovviare il problema. Quindi per quanto riguarda le applicazioni, RecForge 2 Pro la trovate sia per Android sia per iOS, Open Camera solamente per dispositivi Android. Poi se è stata sviluppata anche per dispositivi iOS fatemelo sapere, che poi magari vado ad aggiornare i link. Allora ragazzi, qualità audio io l'ho provato, veramente eccezionale, non ho problemi, nessun tipo di disturbo, nessun tipo di sbalzo audio come il microfono precedente, quindi si sente veramente molto molto bene. Per quanto riguarda la durata, beh, sulla confezione sono dichiarate 10 ore di utilizzo continuato. Io non l'ho utilizzato 10 ore, ma l'ho utilizzata appena un'ora e mezza, due, quindi non l'ho scaricato del tutto, non ho avuto modo di scaricarlo del tutto, però devo dire che ha una lunga durata. Poi nel momento in cui lo andiamo a ricaricare impiegherà più o meno un'ora alla ricarica, o forse un'ora e mezza, questa cosa non ve la so dire per certo, però quando lo mettete in ricarica, oltre a ricaricare il power bank, potete anche ricaricare il microfono all'interno del power bank senza alcun tipo di problema e senza soprattutto arrecare danni al microfono, quindi potete ricaricare sia uno e sia l'altro senza problemi. Io l'ho utilizzato per questo video, quindi aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti, quindi come si sente l'audio, o magari se lo avete anche voi, se vi trovate bene, insomma qualsiasi cosa vorreste dirmi potete farlo qua in basso nei commenti. E poi soprattutto per questo microfono trovate il link qua in basso in descrizione per poter leggere qualche altra sua caratteristica, perché no, magari acquistarlo. Allora, io l'ho pagato attorno ai 46 euro perché restituendo il vecchio microfono, poi con qualche sconto applicato stesso del venditore e qualche altro buono Amazon, sono riuscito a pagarlo 45-46 euro. Quindi da quello che costava quasi 100 euro sono riuscito a pagarlo a quella cifra. Voi se lo volete acquistare basta andare sulla pagina del venditore, potete flaggare applica sconto e potete risparmiare tra i 10 e i 15 euro. Vi dicevo, lasciate un vostro commento qua in basso nei commenti, ditemi qualsiasi cosa, dai. Dopo questo, già lo sapete, lasciate un vostro pollicione in su se questo video vi fosse piaciuto, e se non lo avete ancora fatto, vi raccomando, iscrivetevi al canale, molto importante, mi date un grande aiuto. Una volta siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche, così potete rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché mi aiutate veramente tanto, ragazzi. Dopo aver condiviso il video, lo sapete, mi trovate anche su Instagram, chiocciola MeticoSnake, ve lo ricorda l'animazione, ma tutti i link di riferimento ai miei social li trovate sempre qua in basso in descrizione. E noi ci vediamo sempre qui settimana prossima, non vi dico di domenica perché non so se riuscirò a pubblicarli, ma ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo video sul mio canale YouTube. Ciao!